Bene, sì, buongiorno, buonasera, buon pomeriggio a tutti. Oggi siamo qua su. Siamo qui su Transport Fever 2. Eccoci qui. Scusate per l'errore, ecco qua. Siamo qui sul gioco. Iniziamo una nuova mappa. E ho già iniziato un pochettino, però niente di che. Ho fatto una, due, tre linee ferroviarie e una merci, giusto per farmi un inizio. Ora cercheremo di continuare noi abitualmente ogni tot giorni in live. Quindi, vediamo se funziona qua. Ok, perfetto. Qua produce, perfetto, inizia a produrre, ottimo. La linea sta andando bene, sta uscendo molti prodotti da qua. Perfetto. Ho già messo l'overlay, come avete visto qua sotto. Ho messo l'overlay del live. Ho messo nuovi feed anche. Nuovi alert. E sì, uno abbastanza semplice. Non so se hai capito, ma diciamo qui ho messo le mod italiane, in cui c'è Trenitalia e Trenord. Bene, abbiamo fatto questa zona industriale che pian piano spero si evolva, si ingrandisca un po' magari anche con le mod, eccetera. E qui faremo tutti i collegamenti ferroviari che c'entrano con le merci varie. Faremo arrivare qua a partire. Bene, qua funziona tutto. Le merci arrivano, partono e vanno. Ecco qua. Con questa cinema gru così a caso.
mio Dio, ho messo per sbaglio quello, okay, perfetto. C'erano gli edifici quelli. Ma che è sta roba? Ah, capito. Perfetto. Ok, qua il collegamento l'ho fatto, poi non c'è, boh, non capisco perché qui ci sia una persona, però dobbiamo collegare ancora la stazione con l'esterno qua, quindi cioè, wow, in effetti è vero, cioè non c'è un collegamento esterno a questa stazione. Ecco, ora c'è. La ferrovia qua passa Trenord. Vabbè. Ok, vediamo un po'. Devo portare anche cos'altro di merce. Questo qua. Dove la creano? Cerchiamo. Ecco qua, mi fa questo qui. Ma no, si sa la città. Allora, prodotti. Faccio la roba delle rotelle. Ce n'è solo una? Ma mi pare perfetto. Magari anche in Culonia, esatto, dov'è? Qua giù, dobbiamo portare la roba. Qua giù, perfetto, mi pare proprio ottimo, mi pare. E tutte le città hanno bisogno di quello, quindi questa, questa, quella, questa. Ma perfetto, cioè lì sarà l'unica industria che ci creerà quella cosa lì. Si lagga un pochetto perché non carica. Perfetto. Cosa ho bisogno? Delle scale, queste cose qua. Quindi direi che facciamo via nave avanti e indietro. Avanti e indietro, qua così. Questi due possono arrivare. Madonna, uno, due, tre, qua. Tutte qui. Fium. Facciamo andare tutte qua. Con
La ferrovia che parte da qua su e arriva qui giù, potrei fare un camion. Mi pare un po' tanto ripido qua per questo. Eh già, vedi, mi pare un po' tanto ripido qua. Ecco qua. Questo è perfetto. E la strada da qua a qua c'è. Ed è collegata direttamente a quella, ottimo. Devo fare la fermata qua. Così. Questa è bella lontana, però boh. Da qua là si può fare anche in treno, qua così si può mettere anche una stazione ferroviaria, merci. Mettiamo un 160 metri, tre binari. Niente di speciale, tanto è molto vicino. Così. Tac. E tac. Fece rossa 1000, è stato sbloccato. Treno verce 02, lo chiamiamo. Ci mettiamo i semafori. L'ho preso il doppio binario? Sì, perfetto. Qua
qua ci mettiamo il deposito. Andiamo a portargli pure il ferro. Da qua. Faccio arrivare con la ferrovia sempre. Meno che la faccio più grande. Metri. Fin da subito, perché tanto prevedo che ci sarà molto passaggio qua. Mettiamolo nel 3 questo. Perfetto. E anche qua manca il... Perfetto. Vediamo un po' cosa mettere. Potente ci sta qui cargo ora. Cargo, mettiamoci via. Vabbè, tanto sono uguali. Ci mettiamo quelli neri per il carbone. Quel 2 per il carbone. Da qua a là. E poi facciamo la stessa cosa. Con quella. No, però quella lì è corta. Cazzo, però.
la 3, però sto qui è corta come stazione, no. Dobbiamo aumentarla, no. Eh no. Ok, perfetto. Ok, questo qui. Mica premo CA, 6 per ora. Perfetto. Tra poco inizia a produrre pure questa. Andare a iniziare a arrivare il primo camion. Qua li lasciamo un po' inattiva. Da qui arriverà il ferro. Ok, poi barca. Barca merci 01. Mettiamo una barca cargo nuova, mettiamoci magari tanto le più piccole, mettiamo due. Tanto funziona questo, aspetta. Dobbiamo portare sì, le cose, perfetto va. Perfetto. Arrivato di qua, colleghiamo questa qua. La parte alta. Ok, sono collegati. E poi qui facciamo una stazione. Una bella stazione grande. Qua dietro. Qua così. E facciamo partire i treni per tutte le città. Tra cui dobbiamo arrivare pure qua, infatti faremo un giro tipo di qua, faremo. Dov'è che è qui la stazione? Laggiù, minchia. Cioè da qua devo arrivare fino qua giù. Farò partire sto binario qua, cioè. Dovrò passare per di qua. Passerò per qua sotto. Sarò qua sotto. Arriverò da questa, però così. Comunque potrei fare di qua, cioè. Boh. Faccio passare. Tanto passa sotto il binario merci, quindi non lo vediamo. Quindi vabbè, facciamolo partire intanto. Primo. Bel 200 mettiamo, perché mettiamo, ne facciamo andare veloci questi.
No. Ok. E adesso ci ricolonizziamo. Ok, perfetto, così andiamo dritti ora. Passiamo dritti di qua, arriviamo precisi da questa parte, ok. Quindi potrei a sto punto farlo girare da questa, prendere questa cosa qua. No. Voglio fargli fare il giro da questa così allora. E qua andiamo sotto, poi tutto sotterraneo, i merci li faccio perché sono brutti da vedere, tanti binari. Facciamo arrivare di qua, facciamo partire. Prendo quello di destra, poi vado davanti, dritto, 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 dritto. Finché non raggiungo... Un loro da 202.131.000 euro. Ok, la linea è stata fatta. Nessuna interruzione, penso, nessuna sbucata fuori. Perfetto. Sempre sottoterra è stata qui, madonna, per poco non uscita dalla terra. Prosegue tutta dritta, dritta, taglia le montagne. E arriva poi infine... Oh, io me lo metto qui. Ok, poi taglia le montagne. Per arrivare giusta giusta qui. Ah, me l'ha separati, guarda qua. Porca puttana. Vabbè. Li ha separati fino a che poi vi si è ricongiunto. Vaffanbrodo. Vabbè, tanto funziona comunque. Un bello scambio, un segnale. Tanto bello distanti stanno. Qua ne arriva uno e poi mettiamo qui fuori un po' più vicini questi finché non arriva qua. Qui faccio lo scambio che c'è già. Ok, perfetto, ottimo.
Qui c'è la mega linea enorme, lunghissimissima, fino a qua. Ok, le due barche qua. 175 portano qui. Va benissimo. Arrivano enormi quantità di roba qua. Perfetto. Pieno di carbone questo treno. Un po' inizierà la produzione, dai, ottimo. E poi il treno qua tanto è arrivato, la linea perfetta è fatta. Metterò per ora il deposito, quello molto semplice. Mettiamo il treno qua. Allora, mettiamo bel Mercitalia Rail. Un cargo, mettiamo quello che porta teoricamente queste cose qua. Quindi raggiungano velocità un po' più elevate, magari 160, cosa va a 200 di questi carichi. Allora, i treni che vanno a 200 ci sono 129. Venti, 120, questo qua, 129 e basta. Non c'è nulla di più veloce, mi sa. 160 qua, cosa con questo? 4, 5, 6. Ho 210 metri, mettiamo 3. Mettiamo su questo linee 1. Quanto è veloce sto treno in totale? Ah, va a 140. E niente. Ok, fin qua abbiamo, portiamo questo. Ora dobbiamo portare il legno lavorato. Quindi questo va qua. Dove si lavora? È là. Minchia, non ce n'è una più vicina. No, per forza portare il legno. Quello lì. E poi tornare indietro. No, ma che cazzo ho fatto? Grazie.
Perfetto. Slice. 160, 120, mettiamo qua giù. A 160 metri. Mettiamo il diesel sta linea. Perfetto, qui cominciamo a congiungere, quindi andiamo avanti ancora un po' drittico così, iniziamo a curvare un po' in là e qua facciamo congiungere il binario che viene da quella linea lì, che però è senza Oberleitung. Perfetto. Oddio, ho rotto tutta la mappa qua. Ok. Molto meglio, sinceramente, così. Senza. Il tunnel così all'inizio. È molto più pulito. Perfetto. Magari lo appiattiamo un po'. Lo dobbiamo un po' così. Perfetto. Quindi da qui a qui ci vediamo il treno BRC5. Poi da qui a qui il treno BRC6. Cioè qui ora dobbiamo mettere ancora tutti i segnali.
Perfetto. Electric. Questa ci metto cargo, poi mettiamoci il legno, questo qui. No, che cazzo sto facendo? Ok. Due mettiamo. È abbastanza lunga qua, magari due vanno bene qui. Che ha? Oh no, qua è vero. Fatto il binario senza Oberleitung. Ok. Ora vanno. Perfetto, quindi questa dovrebbe iniziare a lavorare, ottimo. Perfetto, quindi inizia a funzionare. Questa può iniziare a funzionare. Devo metterci. Vabbè, ci faccio il collegamento col binario da qua a qua. Per essere un po' più. Però il diesel ce lo. Cioè l'elettricità ce la metto qua. Così ci posso comprare pure i treni per quelle lì. Quindi diesel. Ne ho veramente poche di locomotori diesel io. L'unica decente può essere questa. Che sono queste qua? Ah, questa qua della Captain potrei prendere, sì, bella. Cargo. Questa qui ne prendo una sola. Ok, questa qui inizia a lavorare ora. Ok, perfetto. Ok, e ora vado a fare il collegamento di quello lì a questa stazione qui. Ok, faccio da qua, lo faccio. Anche se potrei fare un collegamento diesel anche ogni tanto, messo l'elettricità. Sì, perché non facciamo il diesel qui?
No, 90 km, ma porco, due. Perfetto, avevo detto che era molto pendente. Abbiamo fatto una cosa un po' più in discesa, in mezzo alla natura, così. Che venisse una cosa un po' più facile, un po' più bella. Mettiamo i semafori. Perfetto. Quindi mettiamo questa linea qua, che va fino a qua per portare. Perfetto. Infatti questa riceve materiale da qui ma non lavora. Quindi facciamo che il treno perfetto, la linea ferroviaria diesel. Perfetto. Cerchiamo, ecco qua. Ok, adesso pure inizio a lavorare pure questa qua, in teoria. Ottimo. E quindi questa qua tra poco dovrebbe anche iniziare a lavorare quando le arriverà il materiale. Tanto qui e qui funziona tutto. Funziona tutto.
Quindi in teoria adesso dovrebbe andare bene. Perfetto. Funziona tutto perfettamente ora. Perfetto, e dopo aumenterà qui transport qualcosa di percentuale perché qui si sposta la merce, quindi funziona bene. Là. Ah, che bel paesaggio. De gas. Ciao Demi. Come va? Hai visto che ho messo un nuovo overlay in basso? Con le nuove feed, nuove, con tutte le cose nuove, anche gli avvisi nuovi ho messo e tutto. Non li ho ancora provati, quindi ho bisogno di qualcuno che metta il follow o altro per vedere se funziona. Ma non è tanto new, ci ho già giocato in passato in live, poco, però ultimamente sto cercando di riprendere un po' il canale di Twitch per riportare un po' di live e di pomeriggio vado un po' sul tranquillo con questo. Ci riesco circa, problemi. Sto provando ad abbassare le proprietà video, le impostazioni video su GTA e vediamo col tempo. Vediamo un po' adesso. Oh, adesso devo aumentare, ora che scarica qui. Perfetto.
Perfetto, ecco, ora inizia a produrre questa. Perfetto. Funziona tutto, ottimo. Qua si riempie sempre di roba e il treno è sempre pieno. Dai, speriamo. Ok, ora ho avviato la produzione, quindi dai. Dovrebbe funzionare tutto ora. Ah, ce ne sono due, ecco. Una è questa che sto usando ora. E l'altra dov'è? Qua giù in fondo. Minchia, ma no, è più vicina a questa, vabbè. Vediamo qua la produzione di... Oddio, ma sta andando molto bene, noto. Oddio, perché? Oddio, è vero che si trasforma quella poi. In realtà la mosca rompipalle adesso qua. Dov'è sei? Che ti schiaccio. Stronza. Ok, questa cosa qua però servirà anche da qualche altra parte, no? Questa roba qui serve anche per la produzione di qualcos'altro. Qua. Up neighbor. Questa. Questa. Poi dopo non ci saranno più però, eh. Sta mosca. Vabbè, niente, allora vuol dire che dobbiamo bloccare questa.
O se no facciamo semplicemente cosa così. Tanto che questo ormai è diventato un punto importante, ci mettiamo un'industria che esporta. Minchia, che grande. No colo, cos'è che significa no colo? No colo che significa? Boh. Perfetto, direi proprio. Mamma mia. Qua mettiamo una rotonda. Ok, e dato che qui ci deve essere anche un grande scalo merci, ci mettiamo questa. Quante fermate c'ha questa? Boh. Ci mettiamo questo qui. Qua. Quanti terminal c'ha? Tre terminal. Ce ne mettiamo due vicini. Questo che cos'è questo? Ah, benzinaio, ci sta, figo. Lo mettiamo qui. Ok, e poi ci mettiamo qua uno da due. Sono tutta la zona industriale e qua ci pigliamo. Questo qui mi compra tutto, in pratica questo qua compra tutto, se non sbaglio. Export, dato che in teoria compra tutto da tutti. Quindi se io ho roba in più che non so più che cosa farmene, dopo, tipo questa qua. No, come si chiama? Tipo questa qui dovrebbe essere anche. Questa roba qua adesso io la sto producendo. Infatti adesso il trino sarà vuoto, deduco. Esatto. Invece di portarlo qui, lo porto qui alla stazione. Facciamo così. Geboide. Madonna, c'è una zanzara, una mosca che mi dà un fastidio tremendo. Ok. Ah, che fastidio mi dà, mamma mia.
Mamma mia, ok. Questi li tiriamo avanti. Questa mosca maledetta. Devo arrivare giù qua sotto. Dov'è che parte qua? Da qui, ecco. E lo faccio arrivare qua su, da questo. Ma... Perfetto. Sì, così perfetto, eh. Ok. Quindi mettiamo tipo un...
No, niente, sbagliato. Ok, ora che faccio arrivare questo qua. Questo qui. Teoricamente mi prende le cose, la roba me le prende. Quindi vado qua, mi prendo la linea di camion, faccio da qua fino a qui. No, 04. No, è niente. 04, perfetto. Così mi prendo quelle cose là. Così ora il treno va avanti, il treno deve iniziare a riprodurre ora, esatto. Incomincia a produrre perché quella roba là me la porta lì alla... Qua, questo coso qui è enorme. Questo qua infatti si prende... Perfetto. Vediamo un po' l'esito se veramente arrivano. Qui c'è niente roba, no, niente. L'altro treno è qui. Vuoto per questo, è il prossimo. Ok, poi aspetta, fammi andare a vedere qua su adesso se funziona tutta. Ok, funziona qui. Ora sta uscendo. Sto uscendo anche sta roba qua.
Perfetto. Perché mi dice trasporto zero? Cioè, dai, qua. Vabbè, tra poco cambierà percentuale. Qui invece come va la produzione? Scarsa, scarsa. Qua esce fuori poco. Qua c'è il treno che funziona. Qui giù. Scarsetta. Treno è a metà. Invece saranno giù, anche qua scarso. Vabbè, qui invece la produzione com'è? Abbastanza buona. Il treno inizia a non riempirsi tutto. Inizia a diminuire un po' la richiesta, Verstand. Le arriva roba. Ma che poi mi dice trasporto zero se poi me la arriva la roba, qui vabbè. Ha i suoi problemi. La richiesta ce n'è tanta qui in città, quindi. Oh cacchio, aspetta, ma non ho messo la linea del camion che fa. Ecco qual era il problema. Qui devo fare la linea che arriva qui. 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 E qui. Perfetto. Ok. E ora facciamo questo qua. Qua dov'è il treno con... Ecco
qui c'è roba dentro, vediamo che fine è fatta sta roba qua poi. Dai, dai, passa al 100%, arriva al 100%, su. Comunque sta salendo anche qua molto molto la produzione. Infatti qui aumenta e comunque tra poco il treno deve arrivare qui, quindi ecco. Vediamo da dove va la merce ora qui. Dovevo uscire da qui e andare qua a prendere il camion che le porta all'export qui giù. Esatto, va tutto qui, va. No, palle, no, qui. Poi va. Diciamo 7. Tac, perfetto. Ma boh, vedere cosa fa lì. Comunque 17, 18, 19, 20, 21 e 22. Perfetto, pure qui dentro. Salgono su questo camion e poi. Vanno lì all'export. Fantastico.
La produzione aumenta sempre di più, ottimo. Tanto il treno arriva pian piano. Come si è perso il camion ora con questo qua? Ok, vediamo un po' qui. Dovrebbe entrare qui dentro poi la roba, teoricamente. Ok, svuota, è entrato qui dentro. Svuota e dove è entrato qui dentro. Boh, e poi boh, non so cosa fa. Cinque, quattro, tre, due, uno. Ha finito. Boh, vedremo più avanti con tempo. Qua si raccoglie. Si raccoglie solo questa. Cazzo, guarda te. Sta linea deve raccogliere qua all'uno qui raccoglie l'aden solo questo raccoglie tutto il resto niente.
Più pieni di roba, escono. Qua produce un bel po', produce. Passato al 2. Cacchio, è passato, vabbè. La roba qui deve andare su merce 5, è bello. Merci 5 che vede la porta qua. Vedi. Qua non sta producendo un cazzo adesso perché non ha le scale, qui come si chiamano. E quindi devo andare a procurarle qua. Su. Che farò entrare qua dentro, cioè farò uscire da qui un binario. Faccio uscire da qui un binario io, in cui lo faccio salire tanto, ma faccio salire tantissimo, faccio salire finché non arrivo qui fuori, esatto, ecco qua. Ma Dio mio. Perfetto, qua mettiamo questa qua e questa qua, la mettiamo. Qua su a giuro possiamo portare poi. Ok, qua così. Come va la produzione qua sopra? Un po' con un cazzo va, cioè, proprio niente, cioè. Per me è per colpa di sta qua che ho messo la barca qui, che è lenta a portare. Anche se in realtà è qui il più lento, questa è più lenta di tutte e due. Come in lager, ma. Come si vede che è così lenta a produrre, mamma mia. È più veloce,
su. Opla. Devi produrre di più. Così meno questo che ci porta 200 cose, momenti. Dai, così entra più legno anche. Tanto entra di più ora. Qui. Arriva la linea da qui a qui. C'è un'altra segheria qui vicina? No, non c'è, quindi per forza da qua deve arrivare. Qua e là, quindi. Ok, quindi. Qui devo portare queste qua. Qua giù. E da qua giù. Portarle quassù. Le nuove linee. Ne ho prodotte due, ne ho prodotte. Qua. Acqua. Perfetto. Qua, sì, un po' poche portano. Palle, però non funziona. Ok, e ci porto le scale, come le chiamo io. Vabbè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sul camion merci 6. Però, perfetto, teoricamente, allora facciamo così, questo camion, questa qua, ha questa linea qui, la 5, ha la fermata 1. Carica solo quello, quindi tu tac tac tac. Devono caricare solo questo. Linea 6 invece carica qui. Carica solamente le scale. Queste qua. No, via, tutto questo. Qui non scaricano nulla, appunto.
Il treno è pieno qua. Perfetto, io devo creare il treno che faccia da lì a qui. Quindi andiamo dove c'è il deposito qua, perfetto. Compriamo una locomotiva elettrica. Questa qua che è molto potente, anche molto veloce. Di cargo ci mettiamo questo e no, questo qua neanche, questo qua sì. Questo qui che mi metto sulla linea 8. Tanto questa stazione qui è da 240 metri, quindi non c'è problema. Poco ne richiederà di più, vedrai qua inizierà la crescita di tutto. L'Aden, solo questo. Magari si sveglia questa, magari forse qualcosa arriverà. Vediamo. Quindi qui manderemo giù le scale, cioè questa cosa di ferro fino a qua. Da qui inizieranno a salire su col camion. Speriamo che inizi a mandare a culo qui. Se no ho fatto questa linea per niente. Vabbè, facciamo così, così magari produce un po' di più. Esatto, qua. Così inizia un po' di più la produzione, il lavoro e tutto. Arrivano più richieste così anche da. Così ne consuma molto di più e va molto di più avanti il lavoro. E aumenta subito molto più facilmente. Così aumenta la richiesta in queste qua. Esatto, proprio pieno. Pure qui. E qui invece anche. E questa lavora a massima potenza le barche, così anche qui aumenta anche la richiesta, il trasporto pian piano, tanto è molto grande il treno, quindi ci stanno tante cose. Alexa, spegni il ventilatore.
Posso stare un po' senza ventilatore? Facciamo una strada proprio diretta da quassù. Facciamo proprio una cosa fatta apposta, un tunnel. Così nessuno vede lo proprio. Una strada dritta fino a qua giù. E poi la faccio uscire qua. Minchia, ok. Ok, perfetto. Da qua fino a quassù. Camion merci 07. Ci vorrà troppo tempo osservando lì, quindi creo un altro coso qui per poi demolirlo, penso. Sinceramente questo è troppo piccolo, cioè troppo troppo piccolo per... Ci metto questo qua che ne porta tanto. E metto su questo qua. Produzione massima, mi raccomando, ma tanto sa qui è una cosa. Qui inizia a produrre un po' troppo, ma però vabbè. Magari iniziamo a... andare avanti le... Ma se io tipo faccio così, lo faccio diventare un binario di qua? Minchia, aspetta, fermo, fermo, faccio cazzate un attimo. Tac, terminal 1 e il 2, giusto. Il tenore di solito sul 2, ovviamente. Bomber. Bombissima, sta cosa bellissima. Figo, figo. Tac, tac. E tac. Sentiamo proprio un po' più lunga. Più lunga di 240 metri l'ho fatta. Sì. E ok, perfetto, il treno così. Ok, perfetto, non stava partendo, ho detto un infarto. Tanto qua mi viene le merci, Varzoiga, Svele. Qua lo modifichiamo, gli aggiungiamo un po' i pezzi per arrivare a...
Qua è pieno. Qua la produzione. Poco niente. Qua è. Questa quanto è lunga? 240, sì. Direi di aumentare questi veicoli. Magari un po' più lunghi. Perfetto. Ho già fatto 180, Madonna. Produce tantissimo, inizia a produrre qui ora. Il problema però è qua adesso, qua c'è la roba, sì, qui c'è. Questo terreno qui ora va pieno giù o no, ancora. Ancora qui fa fatica, arranca qui, arranca ancora, mamma mia. E qua pure produce come una belva qui. Qua mi arrivi a 120. Sì, mi è arrivato a 120, allora. Forza che per un'altra lo cloniamo. Perfetto, qua. Manda giù pochissima roba, manda giù. Nelle vicinanze ci sarebbe questa, ma è molto lontana. No, devo pompare su queste, devo puntare su queste qua io.
E qua non funziona la mia idea del treno merci qua. Oh, c'è molta richiesta di ferro. Siamo a 300, minchia. Qui arriva, però produce tantissimo, produce. Treno merci qua, cioè io funziona, non funziona, non funziona. Pure questo qua è. Se qua ci faccio. Ho creato uno 240 metri, sì. Di stazione, perfetto. Sperando che ora non abbia problemi qua con la curva, ma no, non ce l'hai fatti. Avanti e indietro farà, sì. Perfetto. Cargo, mettiamo questo ovviamente. Bene. E qua invece tra poco, qui invece andiamo a chiudere questa. Tutto qua giù, andiamo. Il camion farzoighe tutti a vendere, la linea la eliminiamo,
Ah, però il problema è qui, ora. Perché sì, 240 metri è tutto, ma qui non è da 240 metri. Quindi. Configuriamo un po' questa stazione qui. Platformen. Bisogna continuare a configurarla qua e qua. Ci mettiamo una terza, ok, Glaise. Ci mettiamo questi qua elettrici. Tac, tac e tac. Esatto. Poi qui dobbiamo cancellare purtroppo questo. E adesso li uniamo. Perfetto, ora è una stazione da 240 metri. Anzi di più. A questo punto che sono così attaccate, attacchiamole completamente tra di loro finché non fino a qua magari. Perché sto semaforo da problemi, Dio mio. Ecco qua. Adesso sono i semafori che metto prima che danno problemi. Perfetto. Ok, così va avanti col lavoro. Il treno regionale che lo posteggia. Abbiamo merci e regionale.
Una ripresa un po' più lenta questa locomotiva di queste qua. Penso che devo aspettare questo. Esatto, è il regionale che devo aspettare. Mettono passeggeri che aspetto. Un po' un controsenso però. Vabbè, abbiamo fatto qua abbastanza oggi. Sono andati molto avanti. Purtroppo questa linea qui però non funziona, mi sa. Dov'è? Qua. Questa qui non funziona, purtroppo, mi sa. Esatto. Non va, purtroppo direi che dovrò fare in un modo diverso, magari proprio con la fermata qui e farlo scendere da qua. Che però faremo nel prossimo episodio. Quindi la prossima volta faremo. Come si dice, nel prossimo episodio lo vedrete, no? Comunque la prossima volta penso che faremo questo lavoro e poi boh. Bene, io finisco qui, vi ringrazio tanto per essere qui con me e vi saluto. Ci vediamo la prossima volta. Dico di fare punto esclamativo comandi, punto esclamativo y, tipo scrivimi su YouTube, punto esclamativo Discord, per seguirmi su Discord. Vi saluto tanto, ci vediamo, ciao!